私一人で接客ですか？緊急の呼び出しなんだよ。だからなんとか頼むよ。でも外国からのお客様なんて、私も英語できないし。大丈夫マミちゃん、そのイタリア人も英語できないから。まあ向こうも水回り関係みたいだからなんとかなるでしょう。でも、うん、じゃあよろしく頼むよ部長。急ぎましょう。あ、部長、どうしよう。でも時間にルーズなイタリア人だし、遅れてくるかもしれないし、なんとなく大丈夫って気がしてきたかも。山口くん。あ、部長。お客様見えてるじゃないか。ボンジョールノ。Ave a tutti, cari ragazzi. Oggi siamo in un nuovissimo video di Te Canada 96. Oggi vi vorrei un attimino parlare di una vera erdoganata, ovvero, mamma mia, gli italici, cioè gli italiani negli anime. Vi siete mai chiesti, ma i giapponesi come ci vedono? Ci vedono putinisti, che ne so, obamisti, polpottisti, una cosa da prendere come esempio di nuovi aureliani, augustesi, cose del genere, no? Un popolo da prendere esempio, un qualcosa di ganso, no? Io questo mi chiedo. Come ci vedono i giapponesi? Io penso che i giapponesi magari ci vedono bene, perché magari i giapponesi, sai, siamo stati nell'asse, più o meno, queste cose, no? Andiamo a vedere un po' di cose, comunque, no. E invece no, perché magari non è tanto vera sta cosa. No, dipende. Ora andremo a visualizzare degli anime. Premessa. Questi anime li ho presi chiaramente su YouTube. Ci sono video, cose che puoi trovare tranquillamente su YouTube da altre parti dell'universo, ecco. Ma però, so che non si dice, ma lo dico perché è bello dire ma però, voglio soltanto fare un po' una raggruppata di robe, ecco. Sicuramente, qualcuno di voi, non so, secondo me sicuramente ci sarà magari uno che, perché io ho preso roba che si può tranquillamente trovare su YouTube, magari se un giorno un italico, un'altra persona, un italico, perché stiamo parlando di cose italiane, no? Che decida di guardarsi tutti gli anime degli universi, di fare la lista completa, meglio. Io prendo la prima roba che mi è capitata proprio, perché se no devo ricercare tra 300 pagine di universi erdoganisti, no? Cominciamo intanto con l'anime di Bosuo Shoizu. Ecco, vi passo al video. Ecco. Regina della farfalla. La regina delle farfalle. Aspetta. Come lo dice? Aspetta, voglio sentirlo. Regina della farfalla. La regina delle farfalla. La regina della farfalla. What the fuck? Regina della farfalla. La regina delle farfalle. Ok. Gli fa man, non in quel senso, nel senso che la sconfigge, diciamo che lo sconfigge, non è che fa molto, diciamo che la rippa. Dopo la stranissima scena, diciamo, dove gli si illumina il pene. Ok.
Bellissima, è bellissima la parte finale. Bellissima. Soprattutto quel cazzo finale, ma vabbè. Adoro il Giappone, cavolo. Poi abbiamo, vabbè, questo non parlano in italiano, però abbiamo un riferimento al duce. Evviva il nostro duce Benito Mussolini! E tutti i compagni hanno battuto le mani e gridato evviva! Dove nell'anime Girls and Panzers. Girls and Panzer, punto, bom, ecco. Un anime che è una roba che è una totale parodia di la Seconda Guerra Mondiale, ma de sai, è bello riprendere la Seconda Guerra Mondiale, perché è un fatto ganzo, interessantistico. Shou-kun, siai dake ga senshado ja nai zo! Shoubu o oetara, siai ni kakawatta senshu staffu o negirau! Kore ga hanzyō no ryūgi da! Loro stanno mangiando, no, pasta con le anciove. La pasta con le anciove. Poi non ho mai capito se è una parola effettivamente italiana o no, però le anciove, le anciova, un'anciova, no? Io sono siciliano, per chi non lo sa, no? Però dico anciova. Si usa anche da voi, da parti d'Italia, non so, le anciove. Beh, fa, però, caro cavolo, non ho tanto capito, non so tanto la differenza tra una sarda e un'anciova, ma bobbe male, ok. Comunque, no, siccome noi italiani, no, siamo sempre, no, pasta, spaghetti, ste cose, perché Madonna Santa, questo fatto mi triggera parecchio. Perché veramente noi italiani, da qualunque parte dell'universo, che non sa d'Italia, l'Italia ha già stereotipi tra di loro, tra le regioni, qualunque parte del mondo, il tipico stereotipo dell'italiano è l'italiano che mangia sempre gli spaghetti. Robe, Impero Romano, robe, Alessandro Manzoni, non so, i poeti, il coso strutturale, che cazzo, ne so, cavolo, a me non mi vengono in mente in questo momento robe, alte robe, però fanculo, a parte, almeno se vuoi raffigurare altri cibi,
se vuoi affigare i cibi italiani, non fare solo spaghetti che non mangiamo. Noi non mangiamo spaghetti 24 ore su 24. Che ne so, metti anche, che ne so, la gramigna con l'olio, o il castagnaccio, o la caciocca, o la caciotta, non mi ricordo, sto dicendo robe toscane, ma cibi toscani, ma vabbè. O la bagnacaura, sì, o la bagnacaura, dai, anche il Piemonte deve essere famoso per il suo cibo. Cioè ormai, oddio, c'è anche altro cibo, però ormai è pasta everywhere, quello c'è sicuro, ovunque proprio. Comunque, un'altra roba, che una cosa che potrebbe far riflettere, no? In una roba della Monogatari Series, che è una roba interessantistica, comunque, è una roba molto interessantistica. È un anime complicato, c'è una storia 100 milioni di miliardi di volte dietro. Erdoganume, punto. In questa puntata della Monogatari Series, che c'è la tizia, non mi ricordo come cazzo si chiama, perché sai, i giapponisti sono not my special thing. Anzi, no, forse, non lo so, è una loli, punto. Loli-chan, chiamiamo. C'è sta parte dove c'è lei che parla sempre di quel di solite erdoganate. E lui all'improvviso la prende e la rippa. Cioè la rippano che l'ammazza. La bacia. Cioè la. Sì, la bacia proprio. La molesta. Cioè non so cosa dire.普段散々いろんな女事雑談ばかりしておるくせに、いざ自分が話したいことがあるときだけ無駄話抜きで会話を進めようなどと、そんな調子のいい真似は天が許してもわしが許さん。何をするんじゃお前様、イタリア男か。 Dopo di mangia spaghetti, siamo anche di pedofili, ottimo. Ottimo. Dopo mangia spaghetti, siamo anche anti pedofili, mamma mia. Poi cos'altro c'è da dire? Il vocale, insomma, che state sentendo ora voi, è una roba che ho fatto dopo, cioè ora, durante la registrazione, insomma, cioè durante l'editing, ecco. Perché faccio questa cosa? Perché quello di prima durava mezz'ora. Mezz'ora di parlare. Cioè, mezzo veniva, magari togliendo qualche parte inutile, 20 minuti di video. Voi sapete, 20 minuti di video so più di un gameplay, Comunque, non c'è altro da dire. Vi posso citare anche vi posso citare come italiani negli anime, gli anime che sono ambientati in Italia. Mamma mia. Per esempio, Campione, dove c'è un tizio che è un nipote di un ricercatore che girovagava nell'universo, ste cose, insomma, nel mondo, nell'universo, insomma. È piacevole. Piacevole entrambi col punto esclamativo alla fine, che
c'è una tizia dei tizi, insomma, che devono gestire un ristorante in Italia, lì, piatti italiani, ste robe. È buone, comunque. E poi c'è la cosa della... C'è una parte nelle avventure bizzarre di JoJo's, quelle cose, dove c'è uno chef folle che fa obamate, che cucina, poi si scopre che cucina con robe provenienti, proprio modificate lì, sorgenti termali vecchi del XII secolo, ste robe, che causano effetti tipo... Chi le mangia inizialmente li fa peggiorare, li fa fare delle robe, insomma, e poi migliorano, per esempio, nella scena dell'acqua, gli viene di piangere, ma poi gli si migliora la pista, no? Dopo che ha mangiato ste robe, in poche parole, prima si sente completamente obamista e poi dopo un po' si sente GG. Ecco, punto. E poi cos'altro posso dirvi? Lupin, c'è un personaggio che non ho mai capito se è italiano o no, che è una parodia della mafia, insomma, col braccio tutto lì fiero, lì la ma... C'è la pistola, il pistolero lì fiero, non mi ricordo manco più come si chiama perché... Ma c'è proprio una roba che è ispirata proprio in Italia, che sarebbe Lupin III l'avventura italiana, no? Lì proprio sto proprio in Italia, lì fieri, lì storie, obamiche... De, pa, poi, comunque dopo di questo... Basta, comunque, perché se no avrei dovuto fare, ve l'ho detto, prima, ancora c'erano 20 minuti di robe, mamma mia. E comunque niente, ringrazio comunque chi ha seguito il video, questo video esce fuori dopo un casino di tempo. Non avete idea di quanto cacchio di tempo ci ho messo per editarlo. Il prossimo video sarà una... Il prossimo... Parlando di Obamate circa. Un prossimo, insomma... Video dove... Parlerò di queste cose... Di cose che non sia gaming. Sarà uno speciale. Oivei, ragazzi miei. Oivei, oivei. I vecchi antifascisti saranno crepati!